Sì, buonasera a tutti. Ci troviamo questa sera, 5 aprile 2022, chiaramente. Iniziamo un nuovo webinar con il mese dell'analisi tecnica, dove appunto andrò a vedere un bel po' di materiale per quel che riguarda i pattern, appunto tutta la parte di analisi tecnica, diciamo base, anche un pochino più avanzata, sempre con il filone, ecco, precedente che avevamo fatto con con i nostri amici della Khan Academy Italia. Questa sera abbiamo Sasha, che ci vedrà, che ci mostrerà un pochino tutto. Io, come al solito, sarò qui vado e vengo durante il webinar per tutte le varie cose. Magari do una mano sulle domande che possono arrivare nella chat. Niente, ti lascio la parola. Buon webinar e buon webinar a tutti. Grazie Manuel. Allora, buonasera a tutti, è un piacere per me avervi qui stasera. Nonostante appunto mi ha già presentato Manuel, ci terrei a farlo anche di persona. Io mi chiamo Sasha, in realtà Alexander, però potete decidere voi come chiamarmi, e sono appunto uno degli allievi di Genova Valle, nonché appunto il nostro maestro della Khan Academy, che spiega appunto il metodo che utilizzò Khan per prevedere i mercati finanziari. Inoltre, io sono anche uno dei formatori, appunto, per quanto riguarda l'analisi tecnica. Quest'oggi andremo appunto ad approfondire e a spiegare anche appunto i candlestick pattern, i pattern di inversione e di continuazione, l'indicatore ADX e infine Ichimoku Kinkoayo. Vi chiedo magari la cortesia, giusto una piccola cosa, magari se avete una domanda in mente, magari di scrivervela così la potete tenere, almeno così non perdiamo il filo del discorso. Bene, ho detto tutto, per cui possiamo iniziare. Allora, iniziamo subito dai candlestick pattern e pattern di inversione rialzista. Ecco. Allora, come prima candela abbiamo l'Hammer. L'Hammer è questo candlestick qui, okay, che si presenta alla fine magari di un trend ribassista o di una fase, o fine di una fase di ritracciamento. Ecco. Si presenta in questa maniera qua, in cui il corpo è piccolino, okay, rispetto all'ombra, che l'ombra deve essere almeno due volte, il corpo, e non deve esserci, oppure ci deve essere, ma proprio un minimo pizzico di ombra sopra la candela. Ok? E ovviamente, seguendo anche magari diverse analisi, oltre che a guardare soltanto ai candlestick pattern, questo va a segnare un cambio trend, okay? Oppure semplicemente la fine del ritracciamento. Dopodiché abbiamo l'inverted hammer, che si presenta praticamente al contrario dell'hammer, semplicemente in questo modo, e l'unica differenza appunto è che la testa sta giù, invece l'ombra sta sopra. E la conferma è praticamente dalla candela successiva, quando appunto il corpo, okay, supera l'ombra della candela precedente, quindi dell'inverted hammer. Dopodiché possiamo trovarci la morning star, okay, che si presenta in questo modo, in cui ci deve essere una candela lunga rossa, okay, con il corpo bello grande, e una candela piccolina così. La candela successiva, ok, non deve essere, cioè non deve aprirsi praticamente alla chiusura della candela della Morning Star, ma deve esserci una variazione, un gap, ok? Un gap, quindi un salto di prezzo, ecco, possiamo definirlo così. Dopodiché abbiamo l'engulfing, che si presenta in questa maniera. L'engulfing si presenta sia per pattern rialzisti che ribassisti, ok? In questo caso, questa è la configurazione di un pattern appunto rialzista, bull, in cui la prima candela deve essere rinchiusa dalla candela successiva con il corpo. Quindi vediamo che questa candela qui è molto più grande e parte sopra, anzi, scusatemi, parte sotto la candela precedente e va a chiuderla oltre il corpo della candela precedente. Stessa identica cosa, esiste una candela che è, diciamo, inversa, che si chiama Arami, e si presenta in questa maniera, sempre in versione rialzista, perché anche questo candlestick pattern si può presentare sia in versione rialzista che ribassista. Vediamo appunto che c'è questa candela lunga rossa, okay, che va a inglobare la candela successiva con il corpo. Okay? Quindi mi raccomando, quando magari andate su a fare le analisi, di vedere bene
come è formato. Ovviamente le ombre non sono importanti, ok? Basta che con il corpo vada a chiuderlo. Dopodiché abbiamo i Three White Soldiers, oppure detto anche i Tre Soldati Bianchi. Si presenta in questa maniera, ok? Avviene magari dopo una lunga, un lungo trend ribassista, ok? E si presenta in questa maniera qua. Queste lunghe candele verdi, ok? In cui la candela successiva apre all'interno della candela precedente. Come possiamo vedere, appunto, questa candela è lunga, si chiude qui e poi viene ripresa da questo punto. E stessa cosa qua. Ovviamente questo sarebbe, diciamo, il pattern corretto, ma poco importa se nel caso succede che al posto della chiusura all'interno si apre proprio alla chiusura della candela precedente, quindi non è molto importante. Abbiamo la piercing line, ok, che viene raffigurata in questo modo, in cui praticamente avviene durante una discesa. Questa apertura di questa candela più bassa rispetto appunto alla chiusura della candela precedente, vediamo appunto che l'apertura è più in basso, quindi avviene una sorta di gap oppure anche una variazione minima del prezzo, con un rialzo che va a superare il 50% della candela precedente. Ovvio, esistono anche, diciamo, delle varianti, come ad esempio abbiamo la on neck, in cui si presenta in questo modo. Ok, vediamo che appunto la candela verde apre e chiude ai minimi della candela precedente, quindi all'ombra, ok? Se no abbiamo la in neck, ok? Che è formata in questo modo, che va proprio a chiudersi alla chiusura della candela precedente, oppure abbiamo la thrusting, ok? Che è molto semplicemente una piercing line che, a differenza, va a chiudersi sotto il 50% della candela precedente, ok? Quindi non è molto difficile. Dopodiché abbiamo l'abandoned baby, quindi il bambino abbandonato, un nome un po' triste, però vabbè. Questo qui è la versione, diciamo, rialzista, perché esiste anche la versione ribassista. C'è da dire che questo pattern, ok, avviene veramente, veramente molto raro. È difficile trovarlo, a meno che avviene magari solitamente, magari dopo lunghi, lunghi trend ribassisti, in questo caso, dopo un lungo trend ribassista, e avviene in questo modo. Dopo questa candela rossa, ok, deve avvenire un gap, ok, che apre in questo modo. La candela si chiude vicino al prezzo di apertura e la candela successiva deve aprirsi anch'esso con un gap, ok? Per far sì che questo candlestick pattern venga, come si può dire, rispettato. Dopodiché abbiamo il counterattack bull, ok? Versione bull. Molto semplicemente è simile alla piercing, ok? Alla piercing line, semplicemente che abbiamo la differenza che l'apertura della candela è molto più in basso rispetto alla chiusura e va a recuperare, ok, chiudendo alla chiusura della candela precedente. Ok, questo è il counterattack. Poi ho inserito anche le doji. Le doji sono, diciamo, dei candlestick pattern, a mio avviso, neutri, nel senso che possono essere sia ribassisti che rialzisti. Si presenta in questo modo, ok? Quindi il prezzo di apertura va proprio a chiudersi allo stesso punto, ok? Quindi si apre e si chiude nello stesso prezzo e ha, diciamo, questa piccola ombra sia sopra che sotto. Abbiamo anche ovviamente come posso dire, delle varianti, quindi questa viene definita la long legged doji. A differenza di questa qui, semplicemente ha l'ombra molto più lunga rispetto appunto alla classica doji. Dopodiché abbiamo la Dragonfly Doji, che viene raffigurata in questo modo, ok? E semplicemente il corpo va a chiudersi sempre al prezzo, ok? In questo punto qua, però vediamo che ha una lunga ombra, diciamo, ribassista sotto. Questo che cosa va a significare?
Va a significare che gli orsi, okay, le persone che vanno a vendere, non riescono appunto a rompere magari, non so, un supporto, una resistenza, quindi dobbiamo anche andare a vedere in che punto viene formato, perché potrebbe essere molto rilevante come cosa. Quindi nel caso della Dragonfly, semplicemente appunto abbiamo detto che gli orsi hanno perso la lotta contro i tori, okay? Infatti hanno ripreso la salita e hanno chiuso nello stesso punto di partenza. Viceversa, appunto, stesso metodo di pensiero per la Gravestone Doji, quindi significa che i tori non sono riusciti a battere gli orsi e gli orsi sono riusciti invece a riprendersi, diciamo, il controllo, ecco, del mercato. Ho inserito anche i candlestick pattern di continuazione rialzista, ok? Molto semplicemente è questo candlestick pattern qui che può essere formato dalle 4 alle 7 candele, ok? E semplicemente è formato così, con una lunga candela verde, ok, che va a seguire con un piccolo ritracciamento rosso, con queste candele piccole rosse che comunque rimangono contenute dalla candela principale, ok, per poi ritrovarsi con un'altra candela lunga verde che va a riprendersi tutto questo ritracciamento. Bene, questo adesso andiamo a spiegare i pattern di versione ribassista. In questo candlestick pattern vediamo che è molto simile all'hammer, però si chiama Hanging Man, detto anche l'uomo impiccato. Si presenta appunto verso la fine di un magari ritracciamento o un trend appunto rialzista, è molto simile appunto all'hammer, semplicemente va a trovarsi a fine appunto di un ritracciamento o di un trend rialzista. Dopodiché abbiamo la Shooting Star che è molto simile all'Inverted Hammer, ma diciamo messo a fine di un trend rialzista, stessa identica cosa, non è diciamo difficile, ecco, come cosa. Poi abbiamo la Evening Star, ok, che si presenta in questo modo. Abbiamo questa candela lunga verde, ok. Dopodiché c'è questa diciamo variazione di prezzo che apre qui e va a chiudersi vicino appunto o anche nel punto stesso della chiusura della candela precedente, ma la candela successiva si deve aprire con un gap, ok? Con una differenza di prezzo, in maniera tale che questo candlestick pattern venga rispettato. Dopodiché abbiamo i tre corvi neri, che non è niente meno che il candlestick pattern inverso dei tre soldati bianchi. E stessa identica cosa, si presenta dopo lunghi trend rialzisti e l'apertura della candela successiva deve essere all'interno della candela precedente, però può andare anche bene che apra proprio alla chiusura della candela precedente, ecco. Dopodiché abbiamo l'engulfing, ok, questa volta però versione ribassista, quindi vediamo che la candela precedente viene rinchiusa da una candela grande rossa, okay, che va proprio a mangiarsi la candela precedente, e questa appunto è la raffigurazione di un engulfing ribassista. Abbiamo la Rami, che è anche questa un candlestick pattern, in questo caso ribassista, che la candela successiva viene inglobata da quella precedente, ma a differenza dell'engulfing, appunto, è che la candela più grande sta prima della candela dopo, ok? In questo caso quella più piccola è dopo e soprattutto rossa, ok? Bene. Dopodiché abbiamo la Dark Cloud Cover, che non è niente meno che il pattern, diciamo, inverso della Piercing Line, ok? Anche questo viene raffigurato con questa differenza di prezzo. Quindi detto anche gap, ok, io lo valuto come un gap, e va appunto a chiudersi oltre il 50%. Anche questo può andare bene anche con le varianti, quindi con la on-neck, con la in-neck e la thrusting, ok? Bene, dopodiché abbiamo la counter-attack, ok, bear, quindi in questo caso è la versione ribassista,
molto semplicemente che a differenza di quella precedente è in versione rialzista, a fine di un trend rialzista, e l'apertura di questa candela avviene diciamo con una grande differenza di prezzo. Questo molto semplicemente è il bambino abbandonato in versione appunto ribassista, anch'esso diciamo che lo troviamo molto raramente e avviene tramite questo doppio gap di queste due candele. Ecco. Vi mostro un attimino il candlestick pattern di continuazione ribassista, okay, che molto semplicemente è l'inverso di quello che abbiamo visto prima, ed è la Falling Tree Methods, ok? Quindi molto semplicemente abbiamo questa lunga candela rossa con un piccolo ritracciamento verde che viene sempre comunque contenuto dalla candela principale, ok? Per poi essere poi ringlobata, ok, da questa anche lunga candela rossa. Adesso magari andiamo magari un pochino a fare di pratica su TradingView e vedere qualcosina. Allora, siamo su euro-dollaro, andiamo a cercare magari. Vediamo, ok, vediamo se troviamo qualcosina. Oh, ok, ho visto qualcosina. Allora, vediamo qua. Ecco, questa qui, appunto, abbiamo una dark cloud, ok, cover. Io la valuto appunto in questo modo, viene una fase di ritracciamento, ok, vediamo che appunto il prezzo si apre sopra la candela precedente. E va a chiudere in questo caso, anche se questa candela non è grande quanto appunto avevamo spiegato, va a chiudersi al 50% per poi vedere questa lunga discesa che ha fatto, ecco, effettivamente. Bene, andiamo magari a vedere un altro candlestick pattern. Vediamo un attimino. Ok, c'è anche una doji. Okay, una long legged doji in questo caso perché vedo che l'ombra comunque non è piccolina, avviene appunto in questa fase di diciamo ritracciamento, ma non proprio. Viene in questa fase di discesa, okay, avviene la doji, e qui possiamo pensare o che c'è un momento di incertezza, perché la doji può essere valutata anche come candela di incertezza, oppure effettivamente ricade su un supporto che in passato è stato mantenuto. Vediamo che appunto qua ci sono state delle resistenze che comunque sono state mantenute molteplici volte, e vediamo che comunque può essere importante. Ecco, ha avuto appunto questo riscontro per poi risalire. Ha fatto questo appunto dark cloud per poi scendere definitivamente. Ok, bene. Dopodiché qua possiamo vedere un altro candlestick pattern, ok, soltanto che non lo tengo diciamo come buono perché la candela precedente non era del colore inverso. Ok, quindi rossa. Allora, magari andiamo a vedere magari su qualche altro time frame. Vediamo un attimino se su euro-dollaro c'è qualcosa, se no vediamo anche negli altri. Sì, Sasha, posso chiederti una cosa? Sì. Magari molti chiederanno su che time frame è consigliabile andarlo a vedere, magari per un intraday, per un multiday, nel senso come ti regoli? Allora, io penso, allora, questo è anche il mio pensiero, che anche diciamo i time frame alti sono quelli un po' più. Come posso dire, rassicuranti secondo me, nel senso che avvengono più candele, ok, in intraday, però secondo me le candele che sono quelle giornalieri, secondo me sono quelle più affidabili, ok? Quindi io guardo molto i daily, però vado giustamente a vedere anche qualcosa nell'orario. Non resto Chiaro. mai sui minuti, ecco, più che altro. Ok, perfetto, perfetto. Ok, ottimo. Allora, vediamo un attimino se riesco a vedere qualcosa. Vediamo, vediamo. Allora, no, qua l'ho cacciato. Vediamo velocemente se riesco. Qua anche, guarda, vediamo che qui c'è un hammer. Vediamo un hammer.
viene appunto dopo una fase di ritracciamento, per poi appunto in questo modo, anzi sì, una fase di ritracciamento, prende e vediamo che appunto fa questo super rialzo. Ovviamente, giustamente anche come dico, non dobbiamo solamente basarci sui candlestick pattern perché è sbagliato, non sempre appunto possono essere affidabili, per cui è meglio sempre anche utilizzare magari altri indicatori o insomma usare la propria strategia che si ritiene più adatta, ecco, per poter fare trading. Quindi questo qua appunto abbiamo detto che è un hammer, e andando a vedere qua vediamo appunto che c'è un hanging man, ok? Dopo appunto ritracciamento rialzista viene questo hanging man, c'è anche una long legged doji, ok? Quindi potrei pensare, ok, c'è una long legged doji, poi mi fa fare anche un hanging man. Potrei pensare appunto che magari il mercato per un breve periodo o per un lungo periodo possa scendere, perché io ovviamente se sono in questo punto non posso sapere cosa andrà a fare il futuro. Per cui sempre lì il ragionamento. Ok, magari adesso andiamo a vedere un attimino su EURNZD, andiamo magari a vedere in daily cosa possiamo vedere. Ah, qua ho aperto un ordine perché stavo utilizzando anche Ichimoku Kikoaio, ma poi quello lo andremo a vedere più tardi. Allora, andiamo a vedere un attimino se trovo qualcosa. Ecco, anche qua vediamo che avviene questo dark cloud cover in questa maniera qui, che poi tra l'altro si va a formare, come possiamo vedere, i tre corvi neri, ok? Tre lunghe candele rosse, apertura, ma in questo caso appunto come abbiamo detto, hai apertura alla chiusura della candela precedente, ok? E vediamo appunto che ha fatto questo lungo trend ribassista. Poi ha fatto questo hammer che è andato un pochino a riprendere il ritracciamento e ha fatto una shooting star per poi per andare verso appunto verso il basso. Allora, vediamo un attimino se c'è qualcos'altro, se no andiamo a vedere anche nel cotone, giusto anche per diversificare un po' quale mercato, un po' di mercati non stanno solo sul Forex. Allora, vediamo un attimino se vedo qualcosina, se no. Ecco, una long legged doji. In questo caso non so se definirlo tanto come hammer, ma non lo calcolo molto perché fase di ritracciamento io non opero. O almeno molto difficile che opero. Ok, andiamo a vedere magari il cotone. Ok, allora vediamo un pochino il cotone. Ok. Cotone, vediamo un attimino cosa ha fatto il cotone. Ok, qua vediamo. Sì. Allora, qua ha fatto una rami, ok. In questo caso però è una rami ribassista, perché se andiamo a vedere appunto nelle slide, questa è la formazione di una rami ribassista, quindi stiamo un attimino occhio nel caso che in cui ero in questo punto qua, però qui stiamo parlando di cotone. E successivamente ha fatto un engulfing, anche se è difficile da vedere, vediamo che comunque questa candela va a inglobare la candela successiva, la candela, scusatemi, precedente, per poi fare appunto questo rialzo qua. Vediamo appunto che qua c'è anche una long leg doji e anche qui si potrebbero fare un paio di considerazioni. Allora, vediamo un attimino se c'è qualcos'altro. Vediamo un attimino, vediamo se troviamo qualcosa, aspetta. Ok, anche qui vediamo una dark cloud cover. Qui magari appunto preannunciava, magari ovviamente questo non potevamo prevederlo, però vedevamo che comunque ha fatto questa piccola discesa e poi è ritornata su, ha ritestato questa zona e poi è sceso di nuovo. Ok, interessante. Vediamo un attimino se c'è qualcos'altro, se no possiamo continuare con la lezione. Vediamo se c'è qualcos'altro. Ok, no, secondo me possiamo anche andare avanti, se va bene. Ok.
Allora, proseguiamo a questo punto. Metto di nuovo giù il quanto. Pattern di inversione. Bene, adesso andiamo un attimino a spiegare i pattern di inversione. Il classico, diciamo, pattern che, non so, più o meno tutti conoscono, per chi magari ha iniziato a studiare nel mondo del trading e quant'altro, insomma, che qualcosa sa già, abbiamo il classico testa a spalle. Il testa a spalle viene formato in questo modo. Ok, vediamo appunto che c'è. Non è una candela, questo magari è un trend, ok, in proseguimento, che va a toccare questo, magari questa resistenza, va verso il basso, ritesta, ritraccia, poi va di nuovo sopra, rompe appunto questa zona, crea appunto la testa per poi andare in basso e ricreare di nuovo la spalla, questa è la spalla destra, ok? Quindi più o meno deve essere nella stessa zona, ok, della spalla sinistra. Ovvio, può capitare che ci può essere una spalla un po' più alta dell'altra, un po' più bassa, però per chi ha occhio si può riconoscere, ecco. Vediamo che poi va a fare una discesa e solitamente può accadere due cose, fare un ritracciamento e andare giù oppure andare giù. Adesso, noi come capiamo quando possiamo magari iniziare a entrare oppure a considerare appunto l'analisi? Innanzitutto dobbiamo tracciare la neckline, ok? Questa si chiama neckline ed è praticamente il collo di tutto questo, ecco. Si va a tracciare prendendo la fine della spalla sinistra, ok? E la fine della testa, ok? In questi due punti qua. Quindi nel caso che magari possiamo trovare, non so, la spalla destra che magari è la fine del collo, anzi, scusatemi, la fine della testa che magari conclude un po' prima o un po' più in basso, semplicemente dobbiamo adattare la neckline o un po' più in alto o un po' più in basso. Da qui possiamo considerare delle aperture, ok? Quindi la prima può essere quando qua magari in questa zona c'è una candlestick, una lunga candela rossa che magari va a rompere questa zona di prezzo e qui allora potrei pensare di già aprire oppure fare una seconda apertura oppure aprire in questo punto magari dopo un ritracciamento. Solitamente fa un ritracciamento. Quindi stessa identica cosa qui nel caso che va appunto a formarsi questo testa spalle inverso. Ok, quindi io magari considero qui l'apertura in buy oppure in questo punto qua. Dopodiché abbiamo il diamante. Il diamante, diciamo che io non sono, non l'ho mai notato, ok? Più che altro perché magari non ho neanche l'occhio molto abituato per questa figura di inversione, perché vado, se vedo, guardo solitamente magari i doppi minimi che vanno a crearsi, di testa e spalle, insomma, questo tipo di candlestick, non vado a cercare cose un po' più complesse. Vediamo appunto che si va a formare in questa maniera qua, quindi una zona di crescita per poi ritornare a una zona di, diciamo, di decrescita, se si può dire, ecco, stessa identica cosa in questo senso qua. Abbiamo poi appunto il doppio, triplo, massimo, minimo, insomma, e si forma in questo modo qua. Vediamo appunto che qui il prezzo non è riuscito a superare più volte questa zona qua e quindi qua ci possiamo fare un pensierino nel senso ok, il prezzo non riesce a superare questa zona, per cui può darsi che può avvenire un cambio trend. Quindi solitamente cosa fa? Magari va a rompere questa zona, ok? Ritraccia nella zona appunto che qui ha formato questa, diciamo, questo pavimento per quanto riguarda per questo, diciamo, ritracciamento, ok? Il pavimento non è niente meno che il supporto, invece il tetto viene anche detto resistenza, ok? Quindi solitamente qua si potrebbe pensare appunto di fare un'apertura oppure aspettare che ritraccia e aprire qua. Ovviamente possono capitare le volte che non ritraccia, ok? Quindi andare giù e quindi perdere l'occasione. Però, come mi ha insegnato anche il mio maestro, è meglio perdere le occasioni che perdere soldi. Ecco. Allora, dopodiché abbiamo il rettangolo di inversione.
È molto simile al doppio minimo massimo, semplicemente si crea questa zona quadrata, ok? Quindi molto semplicemente è come il doppio minimo massimo, ma senza questa fase di ritracciamento. Ecco, quindi possiamo vederla anche così. Adesso magari andiamo un po' su TradingView e vedere appunto, magari riniziamo, magari facciamo il giro, vediamo un pochino se qua possiamo trovare qualcosina. Allora, andiamo in daily, ok? Vediamo che allora, ecco, in questo caso poteva essere un simil testa spalle, anche se non lo è proprio, perché poi vediamo anche che la direzione è andata al contrario di quello che c'era, però si è formato un doppio massimo, ok? Vediamo che allora prendiamo il rettangolo. È andato a formarsi questo doppio massimo e quindi qua possiamo appunto pensare di andare in short. Inoltre, considerando anche prima del candlestick pattern, che questo è un candlestick pattern ribassista, diciamo che può dare ulteriore forza appunto all'analisi, ecco, per quanto riguarda il ribasso. Poi effettivamente è andato giù, come abbiamo detto. Vediamo se troviamo qualcosina. Vediamo se trovo qualcosa. Ecco, anche qua ho fatto un doppio minimo, c'era questa zona di ritracciamento, è andato giù, si pensava quindi magari in quel momento, ok, magari andrà ancora più giù, magari apro sell, fa questa lunga fase di ritracciamento che va a rientrare magari in questa fase, poi ne crea un'altra. E allora qui possiamo magari un attimino fermarci e pensare, ok, ha fatto magari un doppio minimo, forse non è il caso di entrare in sell, magari è meglio entrare in buy, ok? Non ce l'ha fatta a rompere questo punto, quindi cosa mi deduce che riuscirà anche una terza volta? Poi effettivamente non l'ha fatto, ma noi valutiamo sempre la cosa che non possiamo prevedere il mercato, ecco. Quindi è sempre un'analisi che facciamo. Vediamo un attimino se troviamo qualcos'altro. Allora, vediamo. Vediamo se trovo qualcosina. Ok, interessante, sì. Ok, ci sta. Ci sta. Allora, inoltre, vediamo qua un altro doppio massimo. Ok, va giù, doppio minimo, va su e si forma un testa spalle. Ok, noi andiamo a prendere appunto lo strumento testa spalle. Partiamo magari da questo punto qui. Prendiamo la parte più alta, okay. Io solitamente prendo solo il corpo, non prendo anche l'ombra. Questa è la fine della spalla sinistra, traccio la testa, okay, quindi in questo punto qua, vado a prendere la fine della testa, prendo la spalla destra e chiudiamo qua. Come possiamo vedere, appunto, la neckline non va in maniera orizzontale come speriamo di trovare. Giustamente il mercato può fare un po' quello che vuole. In questo caso vediamo che la neckline si è andata a tracciare in questa maniera qui, quindi noi cosa possiamo valutare? Vediamo qua che scende, rompe qua e quindi io dico ok, qua potrei pensare già di aprire in buy, oppure va più in basso, fa questo ritracciamento che appunto abbiamo detto che solitamente fa. Per poi andare effettivamente a prendersi tutta questa bellissima discesa. Ecco. Quindi questo è un caso che appunto era veramente carino. Vediamo inoltre se c'è qualcos'altro, se no, vediamo qualche altra parte. Ecco, anche qua vediamo una testa spalle. In questo caso vediamo che appunto la spalla sinistra è più grande della spalla destra. Vediamo appunto, visto che è così. In questo caso la neckline è
viene tracciata in questa maniera qua. Possiamo anche farla noi volendo. Quindi, no, ok, magari non così. Prendiamo da questo punto, tracciamola così, ok, magari ci aggiustiamo. Quindi va qui, va di qua, ritesta magari, okay? Quindi la spalla può essere o questo punto qua o semplicemente anche questo punto qui, ritesta e va a rompere giù. Poi fa un piccolo retest, ok, quindi si potrebbe anche qui pensare di aprire e prendere poi tutta questa discesa qua in basso. Ecco, questa è un'altra, diciamo, occasione che si poteva, vedere, però ovviamente non possiamo prevedere il mercato, per cui non sappiamo mai cosa potrà mai combinare. Ecco. Andiamo magari a vedere euro dollaro neozelandese, se c'è qualcosa. Allora, vediamo un po'. Ok, qui magari sì, cioè diciamo può essere valutato come rettangolo, ok? Questa zona di range che non riesce a rompere, diciamo così, quindi avviene da un trend qua ribassista, ritraccia e poi va su. Quindi però ovviamente stessa identica cosa, non possiamo mai sapere se andrà giù o va su, bisogna sempre fare, insomma, come possiamo dire, mettere più cose insieme per far sì che magari l'analisi, si rinforzi, ecco. Infatti io non mi baso solamente sui candlestick pattern o sui pattern di inversione, la vedo molto difficile. Può esserci quella volta che ci va proprio di fortuna, o se no, insomma, può accadere anche il contrario, ecco. Vediamo appunto qua comunque un doppio minimo, dopo questa fase c'è questo rialzo, ribasso, di nuovo doppio minimo a questo punto e poi vabbè, continua la sua traiettoria a ribasso. Andiamo a vedere magari se in qualche time frame c'è qualcosa. Ok, adattiamo magari qua. Ok. Vediamo se c'è qualcosa che si può vedere. Ma che bello, proprio così, ce lo fa vedere proprio così. Testa e spalle. Allora, vediamo questo testa e spalle. Ok. È un po' storto questo testa e spalle, ma ce lo facciamo piacere. Allora, ok. Sì, diciamo che possiamo anche tenerlo così, se no, sì, teniamolo così. Ok, in questo caso la neckline, va a proseguire a ribasso. Vediamo appunto che magari o aspettiamo tutta questa fase per poi vedere che scende e aprire qua, ok? Poi vabbè, fa questo retest e poi scendere. Quindi in questo caso io non saprei effettivamente se aprire o no, perché ci siamo comunque persi tutta questa discesa qua, per dire. Quindi non lo so, magari non sarei entrato. A meno che appunto non andavo a vedere altre analisi, ecco. Diamo velocemente il cotone così almeno possiamo proseguire. Allora, vediamo se il cotone ci dice qualcosa. Se ci dice qualcosa. Ok. Sì, questo è un doppio massimo che poi fa una discesa del genere. E poi risale di nuovo. Questo è un doppio minimo, perché alla fin fine, anche se l'ombra comunque va a colpire questa zona qui, non riesce ad andare più in basso, e anche perché diciamo che gli indici tendono ormai solamente a salire, quindi non penso che andrebbe oltre questo minimo qua. Quindi è anche un po' di questione, diciamo, di logica, a mio avviso. Bene, ok, possiamo continuare adesso. Allora, vediamo un po' i pattern di continuazione. Vediamola, diciamo, brevemente perché comunque abbiamo altre cose da vedere. Allora, la bandiera si forma in questa maniera qua. C'è questa fase di ritracciamento, okay? Cioè questa, diciamo, fase di trend, ok? Poi questa piccola fase di ritracciamento che rimane in questa maniera qui, ok? E noi possiamo pensare di andare ad aprire all'apertura, alla rottura anzi di questa resistenza, ok? Oppure anche qui alla rottura di questo supporto. Abbiamo il rettangolo, ok? Che è molto simile, diciamo, a un pattern di inversione.
bisogna comunque sempre vedere le candele successive, quindi di sicuro aprire prima non è la cosa migliore. In questo caso vediamo che c'è questa fase lunga, okay, di ritracciamento, poi rompe in questo punto e possiamo pensare o di aprire qua o semplicemente alla fine del ritracciamento, stessa identica cosa per la versione ribassista. Poi abbiamo i pennoni che vengono formati in questo modo, ok? Che i massimi e i minimi vanno in diminuzione, ok? Vanno a rimpicciolirsi per formare, diciamo, questa sorta di triangolo, ok? Detto pennone in questo caso. L'apertura in bye può essere valida dopo magari la rottura di questa resistenza, stessa identica cosa per questo supporto. Abbiamo poi il triangolo simmetrico, okay, che viene formato in questa maniera, in questo, diciamo, ritracciamento lungo, okay, e appunto si va a formare in questa maniera qua. L'apertura, diciamo, sempre la stessa identica cosa, alla rottura magari della zona di resistenza e alla zona di supporto. Vediamo poi il triangolo rettangolo, che va a formarsi in questa maniera qua. Semplicemente i massimi rimangono nello stesso punto, però sono i minimi che vanno sempre a rialzo per questo trend rialzista e viceversa per il trend ribassista vediamo che i minimi rimangono fermi e i massimi vanno sempre in diminuzione. Ok? L'apertura, sempre la stessa identica cosa, alla rottura della resistenza o del supporto. Abbiamo poi il cuneo, ok? Che è un triangolo che in questo caso rialzista cerca di andare. Diciamo, lo vediamo che prende una figura molto che guarda verso il giù e in questa fase appunto ribassista che il cuneo va a vedere in alto, ecco, sopra. L'apertura è sempre la stessa identica cosa, non sto neanche a ripeterla e andiamo avanti. Poi abbiamo la cup and handle. Allora, io diciamo che non l'ho mai vista oppure non me ne sono mai accorto, anche perché io non vado a cercare questo pattern qui, molto semplicemente c'è questa zona che va a ritracciare, ok, a lungo termine, che va a formare, diciamo, questa zona un po' curva, per poi questa stessa identica risalita in maniera curva. Il primo buy, appunto, come vi ho fatto vedere, anzi, in maniera veloce, può essere alla fine di questa tazza, ok, perché viene definita questa la tazza e questo è il manico. Okay, per questo cup and handle, oppure semplicemente la seconda apertura può essere dopo alla rottura di questa resistenza qua. Stessa identica cosa per la fase ribassista. Adesso andiamo velocemente a fare magari un po' di backtest per andare a vedere appunto queste zone. Allora, andiamo a vedere un pochino. Magari alla fine c'è già qualcosa di interessante. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Ok, sembra interessante. Sì, diciamo che può essere definita più o meno, a grossi modi, una bandiera. Ok, prendiamo questo modo. Okay, all'incirca può essere una bandiera, perché alla fine il ritracciamento parte da qua, va in giù, risale e poi parte, fa tutta questa parte così. Quindi vediamo che arriva da un trend ribassista, ritraccia verso l'alto e poi rompe di nuovo verso il basso. Poi vabbè, vediamo che c'è stato questo rialzo, ha fatto un doppio massimo e poi vediamo appunto il trend ribassista. Quindi è interessante anche questa cosa qua. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro dietro da vedere, se no andiamo a vedere velocemente anche negli altri punti. Anzi, facciamo così, andiamo a vederli direttamente, non stiamo a perdere molto tempo. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Allora, euro nel ZD. Euro nel ZD. Allora, vediamo. Vediamo velocemente, magari qualcosa. Ah, ok. Ok, sì, può essere. Può essere.
Allora, vediamo che qua avviene questi massimi che rimangono fermi. Ok, però valuto questa zona qua io, ok, non questa, ma vedo che comunque qui fa una cosa del genere. Ok, quindi un triangolo rettangolo, fase di ribasso. Ok, poi c'è questa salita. In questo caso noi abbiamo visto che la fase dei minimi che vanno ad alzarsi è per i trend rialzisti. Ha funzionato in questo caso per il trend ribassista, per cui, come appunto vediamo, non sempre magari può essere, diciamo, formato come vogliamo noi, ecco, come sempre il solito ragionamento. Vediamo velocemente se c'è qualcos'altro. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante da vedere. Allora, vediamo, vediamo. Allora, doppio minimo. Ok. No, non mi sembra di vedere altre cose. Ok, vado stream. Diciamo qui, sì, può essere definitiva come bandiera. Sì, dai. Possiamo valutare come bandiera anche qua, perché vediamo che comunque c'è questo rialzo. Ok. Molto dritto, tra l'altro. Ok, ritraccia e fa ribasso. Ok. Andiamo magari a vedere velocemente il cotone, se c'è qualcosa di carino. Allora, ok. Vediamo se. Ok, sì, anche qua. Questo è un pennone. Ok, quindi io lo metto in questo modo, il massimo che tocca questo punto e il minimo che va così. Diciamo che per me può essere valido come pennone, ritraccia e poi va su. Può essere anche in questa maniera qua. Ok, allora bevo un attimino un sorso d'acqua. Allora, aspetta, facciamo così. Riapriamo da qui direttamente. Ok, si è chiusa la presentazione. Ok, magari ripartiamo dal punto in cui ero arrivato. Parto in continuazione. Ok, interessante. Adesso partiamo con la fase successiva, indicatore ad X. Ok. Allora, indicatore ad X. Cosa sono? Allora, l'indicatore di X innanzitutto fu inventato da Welles Wilder, ok, e fu sviluppato negli anni 70. Principalmente, appunto, viene dedicato soltanto per le commodities, quindi le materie prime, su base giornaliera, quindi in daily. In seguito, però, molti trader hanno testato la DX anche su diversi mercati, quindi ad esempio nel Forex, nell'azionario, eccetera, e ha avuto anche un certo successo, quindi ha avuto l'efficacia, cioè ha funzionato, ecco. L'indicatore ADX, ok, quindi permette di misurare la forza e la direzione del trend in corso grazie appunto al Plus Directional Index e il Minus Directional Index. Inoltre, il settaggio corretto per l'indicatore ADX deve essere settato con un periodo di 14, di 14 appunto, quindi andando nelle impostazioni bisogna mettere 14. Gli elementi che appunto vanno a comporre la DX sono semplicemente tre. La DX, che è la linea principale, che appunto va a suggerire la forza del trend in corso, il Plus Directional Index, che indica appunto la forza di spinta dei compratori, e il Minus Directional Index, che indica appunto la forza dei venditori. Come si utilizza? Allora, innanzitutto dobbiamo vedere a che livello sta la DX. Quindi, se si trova in un livello inferiore di 20, siamo in una fase di lateralizzazione, in cui il mercato va in maniera lenta. Se invece il valore della DX è superiore di 25, allora siamo in un trend, diciamo,
forte tendenza. Invece, quando magari siamo in una fase tra il 20 e il 25, diciamo che siamo in una transizione, quindi siamo in una fase che dalla forza di un trend debole sta pian piano diventando forte, ok? Poi bisogna inoltre vedere anche il movimento delle due DI, ok? Quindi se la DX è sopra il 25 e il Directional Index Plus incrocia il minus, ok? Si è in un trend rialzista, quindi ci sono più compratori che venditori. Stessa identica cosa, ragionamento inverso, quindi se la linea del Directional Index meno, ok, sta sopra del plus, significa molto semplicemente che i venditori hanno più forza dei compratori. Quando appunto il plus directional index o il minus directional index si trova ad un livello superiore di 40, siamo in una zona di ipercomprato o ipervenduto, a seconda appunto del trend in cui ci si trova. Quando appunto arriva a queste zone, solitamente avviene un esaurimento di forza, quindi cerca di ritornare all'interno della zona, quindi del 20 e del 40. Quando l'indicatore DX si trova appunto oltre il livello di 40 e ritraccia di sotto di tale livello, avviene solitamente una fase di fine del trend. Quindi andiamo velocemente a vederlo sul TradingView, giusto 5 minuti, perché poi dobbiamo anche trattare Ichimoku, che è secondo me l'indicatore più bello. Allora, andiamo qui. Io cercandolo, mi si è un attimino buggato. Ok, andiamo a cercare qui. Ok, io l'ho già messo come preferiti. Al posto di ADX, a me mi dà Directional Movement Index per avere appunto tutte e tre le medie, diciamo. Allora, in questo caso, vediamo che adesso la forza è a 17, quindi non c'è forza. Ci sono più venditori che compratori perché vediamo che appunto il minus directional index è superiore rispetto al plus, ok? Quindi vediamo che ci sono più venditori che compratori. Andando magari nel passato, io vi dico anche che diciamo l'indicatore ADX è interessante, ma per me diciamo un po' inutile, nel senso. Perché dico che è inutile? Allora, a parte magari in questa fase qua, che comunque vediamo che c'è la forza del mercato, che okay? Vediamo che comunque anche se di poco i compratori, dopo questo incrocio, appunto, vediamo che l'incrocio in questa zona va verso l'alto, vediamo che qua ci sono più compratori che venditori, vediamo che però la DX sta andando magari in diminuzione, immaginandoci in quel momento, ok? Poi vediamo che sta riprendendo forza, ok? A 25, 26, vediamo che comunque già è a fine corsa, ok? Cioè, poi c'è questa fase di ritracciamento e poi va di nuovo sopra. Per cui diciamo che quando raggiunge quella zona del 25 e su, ho notato appunto che siamo già in una fase di fine di questa forza, ecco. Per cui bisogna un po', secondo me, è un po' inutile, a meno che appunto si va sempre ad aggiungere altri indicatori per fare diverse analisi e pensare proprio alla propria strategia. Quindi io, ad esempio, sto testando una strategia, okay, che sto mettendo in atto con Ichimoku, ogni tanto uso la DX e al posto di utilizzare quel metodo che oltre il 25, quindi sia in una fase di trend forte, io già quando magari in una zona dal 18, ok, faccio magari qualche ragionamento su insieme a Ichimoku, ok? Ovviamente guardo anche un attimino i pattern e quant'altro. Allora, vediamo che comunque qua è una fase di 12, ok? La forza del trend sta a 12, i venditori in questo momento sono più forti, poi improvvisamente sono i compratori che stanno avendo la meglio. In questa zona qui, appunto, vediamo che sta a 29, ok? Fine appunto di questa salita. Però vediamo che poi ha tutto questo pezzettone qua, ma se noi non sappiamo appunto se va in alto, va in basso, ok? Quindi bisogna sempre comunque fare certe analisi, ecco. Quando appunto abbiamo detto prima che se l'indicatore della DX va sopra il 40, ok? Significa che siamo a fine di un trend, ok? In questo caso siamo qua, ma vediamo che ancora per un po' ne ha di salita.
Poi vabbè, da qui poi è iniziato a scendere e quant'altro. Quindi in questo caso vediamo che ha raggiunto questa forza e poi ha fatto una lunga fase di ritracciamento per poi risalire ancora. Vediamo, vediamo un attimino velocemente qualcosa. RNZD, RNZD, mettiamo sempre l'indicatore. Direction Movement Index, ok, ottimo. Allora, vediamo un attimino. Ok, questa zona è strana, nel senso, a meno che, vediamo, ah, infatti, appunto, vediamo che qua c'è la DX che sta a 47, i compratori sono decisamente più forti dei venditori, cioè i venditori sono più forti dei compratori, però appunto siamo dopo a una fase di ritracciamento, ok? Cioè, diciamo, breve, poi riscende, ritraccia, breve, riscende. Insomma, già qui possiamo vedere che comunque sta perdendo forza il trend e poi fa questa super salita, ok? Bene, questo diciamo che è un po' la DX. Io lo reputo comunque, diciamo, inutile da solo, ok? A meno che non viene affiancato con altri indicatori, ecco. Andiamo a vedere l'ultimo indicatore, ok, che reputo anche il più bello. Allora, vediamo se stavolta la azzecco. Ok, perfetto. Allora, Ichimoku Kinko Ayo. Allora, che cos'è Ichimoku Kinko Ayo? Ichimoku Kinko Ayo fu ideato dal giornalista giapponese Goichi Osoda negli anni 30. E soltanto negli anni 60, quindi 30 anni dopo, okay, viene pubblicato dopo appunto anni di sviluppo e miglioramenti, insomma. L'Ichimoku Kinko Ayo è un insieme di medie mobili che permettono appunto di descrivere il trend del momento, la forza e soprattutto può essere utilizzato come supporti e resistenze. Tanto dopo andremo a vedere al meglio che cosa vuol dire questa frase. Ichimoku Kinko Ayo significa equilibrio del grafico a colpo d'occhio. Infatti, Osoda diede questo nome proprio perché l'indicatore permette di vedere com'è la situazione nel grafico dandogli semplicemente un'occhiata. La composizione appunto dell'Ichimoku Kinko Ayo è formato da cinque medie mobili. La prima è la Tenkan-sen, che è la media mobile più vicina del grafico ed il valore medio tra il massimo e il minimo degli ultimi 9 periodi. Quindi il settaggio della Tenkan-sen è semplicemente va a calcolare qual è il massimo più alto e il minimo delle ultime 9 candele. Ok, abbiamo poi la Kijun-sen, che è il valore medio tra il massimo e il minimo delle ultime 26 candele. Ok, rispetto alla Tenkan-sen, che quindi è una media mobile un po' più veloce proprio perché va a calcolare solamente 9 candele, questa ne va a calcolare almeno 3 volte rispetto alla Tenkan-sen, quindi è molto più lenta. Dopo abbiamo la Chikou Span, che semplicemente mostra la chiusura del prezzo corrente retrodatato di 26 periodi. Cosa significa questo? Semplicemente va a raffigurare il grafico, ok? Solamente che viene spostato di 26 candele dietro. Poi vediamo la Kumo, ok? Infine abbiamo la Kumo, che è praticamente l'insieme di 2 medie mobili, della Senkou Span A e della Senkou Span B. La Senkou Span A viene formata praticamente dall'insieme della Tenkan-sen e della Kijun-sen diviso 2, quindi nel senso dopo andremo a vedere che cosa significano tutti questi, diciamo, calcoli, tra virgolette. Post-datato però di 26 periodi, quindi è una media mobile messa, diciamo, al futuro, ok? Diciamo che non va a prevedere cosa succederà, ma è un'idea di quello che potrebbe succedere, ok? Perché gli indicatori non sono segnali, sono appunto indicatori e quindi bisogna prenderle un po' con le pinze sempre le cose. E appunto, poi abbiamo appunto la Senkou Span B, che è la media tra il massimo e il minimo delle ultime 52 candele, ok? Quindi molto semplicemente è molto simile alla Kijun, ok? Soltanto che è spostato del doppio, ok? Tutto qua. Ma post-datato di 26 periodi. Anche questa appunto traslata verso il futuro. Partendo appunto dalla Tenkan-sen e dalla Kijun-sen, appunto abbiamo detto che la Tenkan-sen è di breve periodo e la Kijun-sen è di medio periodo. Lavorano insieme segnalando il possibile cambio di trend.
Quando il prezzo incrocia la Tenkan Sen avviene un primo segnale di cambio in trend, ok? Quando invece il prezzo incrocia anche la Kijun Sen, quindi va a tagliare la Kijun, abbiamo appunto la conferma di questo cambio trend. Ovviamente ulteriore conferma sarà se appunto tra le due medie mobili avviene un incrocio. Quando nelle medie avviene un'inclinazione, significa che il trend è in corso. Mentre quando si trova in una fase piatta significa che sta avvenendo una fase di ritracciamento. Inoltre possono essere utilizzate come supporti e resistenze. Brevemente vi faccio vedere dall'immagine che cosa sono. Quindi la Tenkan Sen è la media mobile che sta più vicina al prezzo e la Kijun Sen è quella che sta un po' più distante. Abbiamo poi la Chikou Span, che viene anche detta anche la Lagging Span. Io sono abituato a chiamarla Chikou Span. E appunto va a, come abbiamo detto prima, diciamo, mostrare il grafico retrodatato di 26 candele. Con la Chikou Span possiamo andare a capire in che, diciamo, in che fase ci troviamo, se è di crescita o di diminuzione, okay? In base appunto a dove si trova il prezzo. Se la Chikou taglia appunto il prezzo verso l'alto, significa che è un segnale, diciamo, rialzista. Invece, se la Chikou taglia il prezzo appunto verso il basso, avremo un segnale ribassista. Brevemente spiegandolo in questo modo, questa è la Chikou Span, vediamo appunto che è appunto composto in questa maniera qui. Vediamo che se questo massimo qui è semplicemente questo massimo qui, ok? È lo stesso grafico, come abbiamo detto, retrodatato di 26 candele. Quindi, se vediamo che la Chikou Span sta sotto il prezzo, questa è una fase appunto ribassista. Invece, inverso, quando taglia il prezzo, vediamo che qui ribassa ancora. Aspettate, scusatemi. Va sotto, poi ritorna sopra. E qui vediamo che poi effettivamente prende il volo e va verso l'alto, quindi questo dà segnale rialzista. Dopodiché abbiamo infine la Senkou Span A e la Senkou Span B, detta nell'insieme insomma Kumo. La Kumo è l'insieme della Senkou Span A e della Senkou Span B, che vanno appunto a formare la cupola. Quando il prezzo si trova all'interno della Kumo, ci si trova in un trend neutro, ovvero che i segnali in quel momento sono poco affidabili. Quando la Senkou A incrocia la rialzo la B, avviene un avviso di possibile trend rialzista e viceversa. Tanto dopo andiamo a vedere su TradingView il tutto. Quando il prezzo si trova sopra la Kumo, significa che siamo in trend rialzista e viceversa. Quando il prezzo invece va a rompere la linea della Kumo, il rialzo, dà conferma di un trend rialzista, idem al contrario. Ovviamente bisogna anche vedere le altre medie per avere ulteriori conferme. Vediamo quindi, questa è semplicemente la Kumo, okay? Questa grande nuvola rossa che appunto va a raffigurare questo trend ribassista. Andiamo magari direttamente a vedere sul TradingView per spiegarlo. Allora, togliamo tutto quanto, attiviamo l'Ichimoku che ce l'ho Scusami, qui. Sasha, c'è una Sì. domanda di Andrea. La differenza tra Ichimoku Span e lo stocastico? Ok, È lo completamente diverso. stocastico, allora, sarò onesto, non lo sono andato a vedere, io non lo utilizzo, quindi non saprei dire molto qual è la differenza, ecco. Quindi purtroppo non avrei una risposta chiara, ecco. Mi dispiace. Ok. Nel caso c'è qualche altra domanda, così almeno poi No, per ora spiego. no, per ora no. Ok, perfetto. Allora, vi spiego un attimino, andiamo magari in daily, ok, perfetto, allora vi spieghiamo qua. Quindi, partendo dalla Tenkan, la Tenkan qual è? La Tenkan è questa linea blu, ok? La Tenkan abbiamo detto che appunto è la media tra il massimo e il minimo delle ultime 9 candele. Se io vado a prendere Fibonacci, ok, io utilizzo anche Fibonacci nelle mie analisi, ma non sono io qui a trattarle, sarà la mia collega, però adesso facciamo, insomma, continuiamo pure la spiegazione. Allora, noi ci troviamo qui, ok, questa è la Tenkan, questo punto qua. Quindi se vado a contare le ultime 9 candele, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, posso vedere che
l'ombra perché le medie mobili appunto dell'Ichimoku va anche a calcolare l'ombra. Se andiamo appunto a traslare questo punto così, il 50%, ok, dovrà, la 0,5 deve, è allineato appunto con la Tenkan, quindi proprio per questo è il calcolo. Invece abbiamo magari la Kijun, ok, che abbiamo detto che adesso non le andiamo a contare, che sono le 26 candele addietro. Abbiamo appunto poi la CCO, ok, che molto semplicemente questa è la, se andiamo a mettere il prezzo in linea, vediamo appunto che, magari togliamo questo, no, serve, vediamo che comunque questa parte qui è identica a questa parte qua, quindi capiamo adesso il senso del che è il prezzo semplicemente retrodatato di 26 candele. E poi abbiamo abbiamo sicuramente la Kijun, questa zona piatta qui, magari. Se non devo star lì a contare, sarà sicuramente infatti così. Questa è la zona più grande, più bassa, questa è la zona più alta. Vediamo che il 0,5 va perfettamente in questa zona qui. Ecco, per quanto riguardava la zona di supporti e resistenze, quando sono le zone piatte, quindi in questo modo qui, si possono utilizzare appunto, considerarle come supporti o resistenze, oppure utilizzarle come stop loss. E quant'altro. Ovvio, si possono anche utilizzare l'Akumo, come in questo caso qua, per appunto usarle come insomma, come stop loss oppure aperture fino a magari a questo punto, magari take profit fino a qua, piccolo esempio. Abbiamo appunto infine l'Akumo, che abbiamo detto che la Sengu Span A, che in questo caso è questo, che è semplicemente l'insieme della Tenkan Sen e della Kijun Sen, ok? Quindi se andiamo magari a prendere questa zona qui, ad esempio magari questa fase piatta, giusto per tenerci, ok? Vediamo che la 0,5 va perfettamente questa zona qui, ok? Viene allineato così. Invece la Sengu Span B abbiamo detto che è il massimo e il minimo delle ultime 50, no, delle 52 candele, no, scusatemi, delle 26 candele post datate invece di 52 periodi, di 52 periodi, se non sbaglio. È un po' confusionale, ecco. E allora, i segnali, adesso parliamo velocemente dei segnali, ok? Vediamo che appunto siamo in questa fase, ecco, magari parlando semplicemente, siamo in questa fase qua. L'Akumo sta sopra il prezzo, ok? Quindi il prezzo taglia questa fase qui, la CCO sta sotto il prezzo, quindi il CCO di dice siamo in una fase ribassista. L'Akumo sta sopra e va a formarsi questa Akumo rossa, però vi ricordiamo che appunto l'Akumo rossa si va a formare ovviamente guardando anche le candele qua, quindi in questo caso non è valido solamente quando appunto vediamo che il trend appunto è sotto questa Akumo, ok? Quindi vediamo che siamo in una fase ribassista, il prezzo taglia anche la Tenkan e la Kijun, la Tenkan spacca la Kijun e va verso ribasso, quindi è tutto un ulteriore di conferme, ok. Io quindi qua cosa potrei pensare? Ok, posso pensare di aprire. Io in questo caso, magari se avessi aperto, io mi baso molto sulla Kijun quando vado a mettere magari i stop loss. Quindi, ad esempio, diciamo short, ok. Io dopo un tracciamento magari metto qui, magari qua metto questa fase piatta come mio stop loss e faccio magari tendo a fare un rischio di rendimento 2, quindi 2 così, ok. Sicurezza, che poi tra l'altro va perfettamente ad allinearsi con questa fase qui della Kijun, che però va a formarsi dopo. O ogni tanto, sempre dalle analisi, punto magari a fare anche un 3, un rischio rendimento 3, quindi rischio 2 cioè rischio 1 per guadagnare 3, 2. E nulla, e quindi poi ovviamente il prezzo quando va in questa zona qui io lo stop loss lo elimino, lo metto in break even, ok? Quindi nel caso che torna su non perdo nulla perché va a chiudersi al prezzo di entrata. Oppure posso fare un'altra cosa, traslare
semplicemente lo stop loss più in basso, così che quando poi sale, ok, nel caso che dovesse toccare appunto lo stop loss, sarà uno stop loss in profitto. Quindi magari può essere anche utile per qualcuno che magari non lo sapeva. Allora, e vediamo appunto che effettivamente dopo aver tagliato tutte le medie e rispettato tutto quanto, è andato verso il basso. Qui poi avviene questa zona di lateralizzazione, vediamo che appunto la fusion rimane piatta, ok, quindi è una fase di ritracciamento. E appunto qua aspettiamo un attimino, vediamo che poi sale, testa sopra la Tenkan, va sotto, spacca la Kijun e va di nuovo sotto. Vediamo che qua poi rompe, la Tenkan rompe la Kijun, sempre la Chikospan la vediamo al di sotto del prezzo e la Kumo comunque continua a dare segnale ribassista e quindi per me può essere una conferma per entrare di nuovo al mercato. Ovvio, poi vediamo che in questa zona va all'interno della Kumo, quindi è una fase di incertezza e quindi da evitare da tradare. Vediamo che poi sale, ritesta, sale, io non entro finché tutte le medie non mi danno appunto il segnale, quindi il segnale, perdonami, perché comunque non è, gli indicatori non sono segnali, ma vedo io come diciamo un segnale, ecco, tra virgolette. Allora, vediamo che in questa fase è tutto un po' un pastrocchio, quindi è difficile che entravo. Vediamo che comunque poi qui rompe, ritesta questa zona, che è proprio questa Kumo qua, cioè tra l'altro fantastico che va a toccare questo punto, perché se ci facciamo caso e andiamo a ricordare quello che abbiamo detto prima, la Kumo si va a formare dopo, quindi non sul momento. Quindi è anche interessante come cosa. Però poi vediamo che appunto tocca questo punto qui. E va di nuovo giù, rompe tutte le medie mobili, ok, che abbiamo visto. Qui poi appunto la Tenkan rompe la Kijun e va appunto a ribasso. Ecco, questo è molto semplice, insomma, non è molto complesso. Poi ovviamente qui la Chikou va a rompere questo prezzo, ma noi dobbiamo tenere a mente che questa rappresentazione non è niente meno che questa qua. Quindi noi saremo qui nel mercato, ok? Quindi bisogna anche un po' ricordarsi queste cose qua. Ebbene, tutto qua, molto semplice. Io direi che secondo me possiamo anche concludere, anche perché si è fatta una certa ora. E vorrei ovviamente ringraziare Admiral per aver avuto la possibilità di questa collaborazione e ringraziare appunto alle persone qui presenti che sono rimaste appunto a seguire la lezione. Però ovviamente per chi fosse interessato, magari, per maggiori informazioni per quanto riguarda l'Accademia, ok? E si può fare appunto una Zoom a parte, mi potete benissimo contattare su WhatsApp a questo numero, ok? E ci possiamo accordare per appunto una Zoom e semplicemente magari conoscerci meglio e insomma spiegarvi un pochino che cos'è la Ghana Academy. Bene, io lascio la parola a te, Manuel, e ti Perfetto, ringrazio. perfetto. Grazie mille Alexander, è stata tante cose, chiaramente saranno da rivedere, potete farlo tranquillamente domani, penso già domani sera riuscirò a mettere il video sul canale di Admirals, quindi anche il numero eventualmente se lo perdete potete tranquillamente trovarlo lì. Quindi tante cose, soprattutto l'Ikinashi è sempre particolare e interessante da andare a vedere perché comunque sono cose abbastanza particolari. Se non ci sono domande, io direi di chiudere qui perché siamo andati veramente lunghi. Siamo andati questa sera, 7:15, perfetto. No, figurati, meglio una cosa fatta bene che di corsa, Sono assolutamente. d'accordo. Direi quindi di salutarci qui. Noi, come al solito, ci ritroviamo domani mattina con la nostra colazione, come al solito, con la nostra colazione con Admiral, sempre alle 8:40, sempre sul canale, come appunto, come dicevo, la registrazione, penso domani sera, ecco. Eventualmente date un occhio al numero, contattateli, hanno veramente di tutto nella scuola, quindi trovate sicuramente del materiale, il trading live, un sacco di materiale che può aiutarvi. A questo punto vi saluto, vi auguro una buona serata, grazie Alexander, grazie a tutta la Ghana Academy Italia. Grazie a voi, ciao, buona Ciao, a serata. presto, grazie mille.